Quando si parla di problematiche acustiche legate ad ambienti interni, di solito si parla di eco o riverbero, quasi come che fossero la stessa cosa. In realtà si somigliano, però sono due fenomeni diversi. L'eco è il fenomeno della riflessione delle onde sonore contro un ostacolo lontano. Vengono riflesse e tornano da chi le ha emesse. Quando andiamo in montagna o leviamo il nostro nome, con molta probabilità potremo sentire l'eco. Le onde sonore andranno a colpire un altro monte e torneranno indietro con un certo ritardo rispetto al suono iniziale. Se idealmente ci fosse un monte distante 340 metri e noi gli urlassimo contro il nostro nome, sentiremo la ripetizione del nome con un ritardo di circa 2 secondi. 2 secondi perché? La velocità del suono è di circa 340 metri al secondo, quindi impiegherebbe il suono un secondo per arrivare alla montagna e un altro secondo per tornare indietro. Il riverbero consiste nella permanenza dell'onda sonora nell'ambiente, anche dopo che la sorgente sonora ha cessato di emetterla. Il riverbero, ad esempio, quello che potete sentire dalla riflessione delle onde sonore in una stanza vuota. Facciamo un piccolo esempio pratico. Ora entro dentro la nostra stanza riverberante, accosto la porta. Questa è la stanza che utilizziamo per fare test sui nostri prodotti, quindi sui pannelli fonoassorbenti, facciamo misure, facciamo demo con i clienti. È una stanza completamente vuota, rivestita con materiali molto rigidi, quindi grass, cemento armato, e qui il tempo di riverbero è molto alto e questo effetto è estremamente accentuato. Anche se ho un microfono lavalier che limita molto l'effetto del riverbero, qui dentro diciamo che la situazione è molto drammatica dal punto di vista acustico e quindi sarebbe un ambiente sbagliatissimo per fare un ufficio, una sala riunioni o qualsiasi altro ambiente, diciamo. Sono uscito da quella stanza perché mi stava letteralmente scoppiando la testa. Spero di aver chiarito quella differenza tra riverbero e eco. Per qualsiasi info scrivetemi nei commenti. Grazie, a presto!